Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica Domanda risponde con una edizione speciale riguardante le proroghe per circa 6.000 collaboratori scolastici che hanno interrotto, sono stati licenziati il 15 aprile 2024 e probabilmente potranno essere riassunti a partire già da eh, oggi o ah, al massimo nei prossimi giorni eh, con una proroga contrattuale. Vediamo oh, le domande che eh, ci hanno posto eh, alcuni lettori. Allora partiamo col quesito numero 1. Quali strumenti di tutela ha il lavoratore? già sotto contratto PNRR sino al 15 aprile 2024 se la scuola di riferimento dovesse negare la proroga dunque la ricontrattualizzazione è prevista l'ipotesi che la scuola possa decidere in autonomia di non usufruire dell'unità di organico aggiuntivo oppure ha l'obbligo di assumere Ebbene dalla nota uh, ministeriale che è stata diffusa uh, a firma di eh, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Carmela Palombo, la dottoressa Carmela Palumbo, e il capo dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Jacopo Greco, eh, una nota. Eh, ministeriale del, eh, di oggi, del 2 maggio 2024, ehm, prevede che ehm, questa nota non ci sia l'obbligo eh, in senso stretto da parte dei, i, dei dirigenti scolastici di. Fare il contratto di applicare il contratto di prolungamento e di proroga ai collaboratori scolastici. Infatti, nella nota dice: Tenuto conto delle esigenze organizzative delle scuole, eh, da ultimo in data 30 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dunque non è ancora in Gazzetta Ufficiale con il quale stanzia ulteriori risorse e autorizza l'istituzione scolastica alla stipula dei contratti fino al 15 giugno nei confronti dei medesimi collaboratori in scadenza alla data del 15 aprile 2024. Dunque è una semplice autorizzazione che il Ministero dà ai dirigenti scolastici senza imporre alcun obbligo ai dirigenti stessi. E infatti poi si precisa anche che qualora il personale interessato rinuncia all'incarico e quindi c'è l'opportunità dei collaboratori sia sì, a rinunciare all'incarico e resta la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle gradature di istituto. Ma in nessun caso si parla di un obbligo, eh, diciamo, imposto dalla legge. Questo dunque non tutela, eh, come eh, era auspicabile, eh, i collaboratori scolastici a poter eh, pretendere il, la proroga del contratto. Quindi, eh, perché non c'è nessun obbligo, appunto. Però diciamo dal punto di vista delle finanze, dal punto di vista eh, dell'opportunità, eh, diciamo, le scuole hanno questa diciamo, opportunità che eh, non si capirebbe il motivo per cui non cogliere. Eh, la questione diciamo, rimane, rimane purtroppo non totalmente chiarita. Eh, ricordiamo che noi avevamo fatto proprio degli articoli in cui si chiedeva chiarezza rispetto a questo punto, ma fino adesso la chiarezza diciamo non è assoluta. Dunque si tratta di una opportunità, ma non eh, necessariamente di un obbligo da parte della scuola. Mentre c'è la libertà del Collaboratore scolastico a prorogare oppure a non prorogare l'eventuale event, contratto. Quesito numero 2, il lavoratore Mario Rossi, ecco, ha, ha acquisito il diritto a presentare nel corrente anno sia la domanda per la gradatoria 24 mesi ATA che quella per la terza fascia ata. Premesso che quest'anno sia la coincidenza delle due domande. A distanza di pochi giorni l'una dall'altra, come dovrebbe regolarsi il collega con la prestazione della presentazione delle due istanze se volesse spostare la provincia di lavoro in una diversa uh, provincia da quella attuale? E, e qui è un problema: <ride> è un problema perché all'atto della presentazione della domanda dei 24 mesi il eh, collaboratore scolastico o l'amministrativo o il tecnico, l'assistente tecnico, cioè colui che ha raggiunto i 24 mesi, può, diciamo, indirizzarsi solo nella provincia dove è attualmente in gradatoria terza fascia perché si parla di attualità della gradatoria di terza fascia. Se sposta la gradatoria in altra provincia non è detto che questa gradatoria potrà essere eh, diciamo entrare in vigore entro il 31 agosto e dunque sicuramente entrerà in vigore dopo che eh, l'attualità dopo aver presentato domanda 24 mesi dunque per quest'anno il eh, collaboratore il personale ATA che fa domanda 24 mesi è vincolato a rimanere nella provincia dove c'è la terza fascia qualora volesse spostare eh, questa opportunità lo, do, lo potrà fare solamente l'anno prossimo quando sposterà da quest'anno per l'anno prossimo la gradatoria terza fascia e quindi l'anno prossimo i 24 mesi che già ha raggiunto quest'anno Potranno andare nella nuova provincia, ma per quest'anno purtroppo rimane vincolato alla vecchia, eh, alla vecchia provincia in cui è inserito. Eh, speriamo che le risposte date siano, diciamo, utili ai nostri eh, telespettatori. Chiaramente, se ci dovessero essere novità anche in ragione di queste domande che avete posto, e dunque. Avere eh, riferimenti nuovi sarà nostra premura intervenire con altri video e con altre dirette con altri articoli a chiarire i punti che per adesso sembrano essere quelli che in questa sede ho presentato. Arrivederci alla prossima.